Come mai i piani non vengono mai no, approvati? Oggi non sono è mia, mi dispiace. Ma lei non è, non è un subcommissario, chiedo scusa. Risponde scuola. il commissario, c'è cioè il commissario per questo. Un buco nero nella sanità molisana che nasce ancora prima del 2007 ed è proprio in questo anno che la Regione Molise, guidata dal Governatore Iorio, sigla secondo dettato normativo nazionale piano di rientro dal disavanzo il 27 marzo del 2007. Il 28 luglio del 2009 il Consiglio dei Ministri nomina l'allora Presidente Iorio commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, con lo scopo di garantire l'adozione di provvedimenti atti ad assicurare la copertura del disavanzo per l'anno 2008 al fine di non attivare l'ulteriore incremento oltre la misura massima delle aliquote regionali. Il 9 ottobre del 2009 parte la carrellata di subcommissari inviati da Roma per aiutare il governatore a sistemare i conti. La prima in ordine cronologico è Isabella Mastrobuono. Ai sensi del patto per la salute del 3 dicembre 2009 la regione ha inviato in data 2 luglio 2010 il programma operativo 2010 con cui dare prosecuzione al piano di rientro 2007-2009. Nel corso della riunione dell'8 luglio 2010, tavolo e comitato, considerando la grave situazione finanziaria, prendono atto della criticità persistente in Molise. E nel tavolo del 29 ottobre 2010, dichiarano che non è più possibile disapplicare il piano di rientro. E in Molise, cosa succede? IRPEF e IRAP oltre il livello massimo. Nel 2011 ancora criticità e il 31 maggio 2011 viene nominato quale subcommissario Mario Morlacco, una figura che affiancava Iorio ma che doveva anche supportare nel lavoro la Mastro Buono. Settembre 2011, approvato il programma operativo 2011-2012. Il 20 gennaio del 2012, riconfermato Iorio commissario ad acta. E dal 2012, inizia l'era del subcommissario Nicola Rosato, che sostituisce in prima battuta la Morlacco. Intanto, il 13 aprile 2012, il subcommissario Morlacco rassegna le dimissioni. Il 30 marzo 2012 la Regione trasmette l'aggiornamento del piano operativo 2011-2012. Il 7 giugno 2012 il Consiglio dei Ministri considera non più procrastinabile la conclusione dal piano di rientro e nomina Filippo Basso commissario ad acta per l'adozione e attuazione del piano di rientro e dei programmi operativi. Nel 2013 finisce l'era Iorio e il governo nomina commissario ad acta per la prosecuzione ormai difficilissima del piano di rientro il neogovernatore Frattura, che sostituisce così Filippo Basso, che precedentemente nomina Carmine Ruta direttore generale dell'ASLEM che avrebbe dovuto sostituire Percopo. Intanto lo scorso dicembre la Regione invia una nuova bozza di programma e a inizio anno 2014 il nuovo piano di rientro. Intanto ad oggi Percopo è ancora direttore vincendo le battaglie giudiziarie e unico superstite governativo è Nicola Rosato con una indennità da capogiro senza risultati per il Molise e con la bocca perennemente cucita e che nei confronti della stampa ha lo stesso comportamento dell'ex direttore Carmine Ruta Vuoi rispondere a un emittente via. scusa via, 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 Ma Noi siamo una televisione e appunto, io eh, sono, non ci io, può io, trattare io così Però, qua, mette, mette via sa... Questa via la la stanza questa via stanza, la mia stanza. E così anche Nicola Rosato, sulla falsa riga dell'atteggiamento di Carmine Ruta, preferisce non rispondere mai ad alcuna domanda da parte dei giornalisti. Approvato. Oggi non è giornata mia, mi dispiace. Perché non è sua giornata? È l'ultimo commissario rimasto. Non è giornata mia oggi. Che vuoi dire? Ma lei lavora qui, lei eh, sta in Molise sulla sanità. Mi costringe ad andare via, guardi, oggi non mi conosce. Lo inseguiamo ma lui niente. Ma il Ministero l'ha mandata qui per risolvere i problemi, ci vuole dire com'è la situazione? Ma lei non è, non è un subcommissario chiedo scusa. Risponde il commissario, cioè il commissario per questo. E ma lei che cosa è, è venuta a fare qui allora? Se risponde solo il commissario. No, io glielo sto chiedendo perché siamo curiosi di sapere che cosa ha fatto negli ultimi anni per il Molise, per la sanità. Lei è stato mandato dal Ministero per risolvere i problemi, ci può capire, ci può dire che cosa ha fatto in questi anni lei? Per il Molise? Cosa ha fatto? Ci riproviamo e cosa succede? Cosa ha fatto per il Molise lei in questi anni? Caro Rosato, visto che tutti i subcommissari sono stati mandati a casa, no? Lei è l'unico superstite che sta qui. Ci può dire cosa ha risolto per il bene dei Molisani? Non rispondo, risponderà il Presidente.